Buongiorno ragazzi, buona domenica a tutti. Oggi siamo Voltri, sono le 9, 9.03 appena giuste giuste. Allora, abbiamo caricato ieri qualche bancale, adesso abbiamo completato qui con dei coils per Pomezia, tutto per Pomezia. E... vero? Vero. Santa Palomba Pomezia, sì. E... adesso c'è un problema, tanto per cambiare. Per me è mercoledì e c'è il problema di andare giù. Perché? Allora, la storia è un po' lunga. Sarei dovuto partire ieri. Partire ieri solo con i bancali. Poi ci abbiamo messo i coils, quindi sono tornato a casa. Devo andare giù con un mio collega, ma per caricare i coils qua, perché anche lui andava giù a Roma, l'ho sentito adesso. È a Livorno. E praticamente dice il mio collega, praticamente qui c'è un altro, c'è un incidente qui a Pegli e io faccio la strada vecchia, so che non si guadagna più di tanto, facciamo aspettare un attimino questo, o se ci passa meglio ancora. E, perfetto. Perché l'autostrada è bloccata fino a su, ora la vediamo tanto, fino su dopo, venendo da Ventimiglia, anche scendendo dal Turchino, c'è cioè, ancora chilometri di coda in là. E io la faccio di qua, perché magari facciamo prima a fare la statale qua sotto. Quindi usciamo dal porto di qua, che non ve l'ho mai fatto vedere. Non c'è niente di bello da vedere, Però... un pochino più incasinato di là, è più comodo perché non c'hai quello, fa passare quello, allora passo anch'io, non c'hai da girare qui in mezzo, esci, sei direttamente in autostrada, ma detto che l'autostrada noi non la vogliamo fare, direi che va bene, ci facciamo andare bene a questo. Lo scooter si infila e niente. Allora, perché è problematica la cosa? Perché io scorso weekend l'ho fatto fuori, quindi sono stato fermo, diciamo venerdì, ho fatto sabato, guida sabato, domenica, lunedì, martedì, mercoledì che è oggi e giovedì che è domani, dovrei star fermo. E... quindi non c'è tanto da giocarsela. Se no devo fare poi la pausa di nuovo lunga fuori. Sinceramente non è che me ne andrebbe tanto. Ora vediamo un po' come va la situazione. Come vedete già qui è problematica. Poi vabbè, qui c'è il semaforo là. Vediamo un po'. E il navigatore cosa ci dice? È ancora spento. Perché ho fatto una consegna alla fiera di Cannes che bisognava scaricare di domenica e quindi mi sono dovuto fregare così in quel modo lì. Oltretutto giovedì avrei avuto, quindi per me domani, il tagliando del trattore e l'abbiamo posticipato a venerdì, e quindi venerdì dovrei, cioè giovedì dovrei arrivare su, perché poi venerdì non posso, o arrivo sabato o arrivo giovedì o arrivo poi sabato, perché fortunatamente ho fatto 45 ore, mi sono portato avanti settimana scorsa, ho fatto 45 ore, ho piantato lì, era giovedì presto, diciamo era tipo le 4 qualcosa, e sono partito il sabato in modo da fare 45, tanto poi scaricando domenica mattina era 4 ore qualcosa di strada, non era un problema. E niente, quindi questo quello che si preannuncia la giornata, niente di buono, Cosa ci possiamo fare? Qui dice 16:41, quindi scaricare non scaricheremo più oggi. Io ho detto se ci sbrighiamo magari ce la possiamo giocare, ma è molto difficile. Metti che qualcosa recuperiamo da questo 16:41. Però
lo perdiamo poi qua, sicuro. Qua ce n'è solo così. Dai ragazzi, mi metterò l'anima in pace e ci vediamo dopo. Eccoci ragazzi, adesso dovrebbe essere, sono le 9.47, ci abbiamo messo 40 minuti e fischia per fare 4-5 km. Adesso dovrebbe essere, a parte che abbiamo il pullman qui davanti, la parte dove iniziamo a camminare un po' di più. Ci siamo fatti un po' di cultura cittadina oggi, vedere un po' di gente che gira avanti, indietro. Guardiamo il mare, proprio un bel posto qua. E niente, allora, come ritiro non lo so, perché non lo sapevo ancora. Quindi ieri, gli avevo già chiesto ieri per sapermi organizzare dove andare a dormire, eccola, dove andare a dormire, ma non lo sapevo ancora. E quindi, boh, ieri mi parlava forse di rientrare vuoti, vediamo. Tanto oggi non scarichiamo più, ve lo dico, fidatevi. Se proprio, ma sarà difficile. Io poi quando sono giù ci provo a chiamare questa consegna dei bancali qua davanti, perché che è qui dove c'è impostato il navigatore, oltretutto, non quell'altra. Perché segna che arriviamo alle 16.48 e non è proprio qui quando si parte. Guardare gli specchi, quello lì soprattutto, negli angoli morti che non ci sia nessuno quando sei in città, io lo consiglio sempre di farlo, perché insomma conviene. E 16.48, mettici mezz'ora in più, quindi 5.20, è difficile scaricare le 5.20, poi vediamo, vediamo sto posto fino a che ora scarica, perché se fosse che ci scaricano sarebbe anche buono. È che la vedo difficile. Ora qui dovremmo camminare. Tanto siamo arrivati. Adesso qui segna 3 km 3. Poi giriamo indietro, saliamo su e riprendiamo l'autostrada che ci conviene. Adesso vedete, ora cammina. Quello là, vedete? Quella bizarca là, voi non l'avete mai più. C'è uno Scania che è partito prima che io prendessi le bolle. È partito lui ed è là adesso, quindi di qui ne arrivi dall'autostrada. Invece ma scusa, ma lui che strada mi fa fare? Ma dove me la fa prendere l'autostrada? All'aeroporto? No, io voglio prenderla qua, mi prendo qua e sei lì, te la giochi come al solito. L'autostrada ti conviene starci la maggior parte delle volte. Io ho detto vabbè, proviamo. Mi sembrava proprio brutta la storia di là, che abbiamo caricato assieme praticamente con quello lì. Lui caricava i furgoni, io ho caricato i coils. E ora me ne vorrei stare a sinistra qua, almeno mi prendo autostrada, non come mi dice lui. Chissà perché segna divieto. Boh, vabbè. E perché di là poi è ancora più incasinata andarla a prendere, a fare lungo lì dove c'è la stazione di Sestri. Lì potrebbe essere incasinata, quindi preferisco passarmela di qua, dove va questo Romagna qua davanti anche. Piano. Devo ancora vedere come è caricato sto carico, perché è un carico un po' obbligato, non è che ho potuto fare più di tanto. O lo carichi così o lo carichi così. Quindi potrebbe essere non caricato proprio benissimo. Oltretutto dobbiamo farla Aurelia. Mamma mia, aspetta un po' che mi allargo un po' di più. Dobbiamo farla Aurelia, quindi potremmo saltare un pochettino. Cioè, nel senso, caricato come bilanciamento del peso, non potevo farne da meno. O così o così, quindi boh. Ma dovrebbe essere caricato bene. Penso che anche se non avessi avuto i, forse avrei messo, ce n'è tre da 60 quintali circa e uno da uno da ce l'avevo già su, bravo, e uno da 13, mi sembra una cosa del genere, forse un po' di più. Avrei messo quello davanti più davanti, invece ce l'ho proprio in fondo dove finisce la buca. Facciamo così e giriamo.
buono. Autostrade e via. Pegli, Genova Pegli. Sì, qui sì, ma mi direte, non è trafficata praticamente mai, ma non è una bella entrata. Quando c'era il ponte chiuso, il ponte Morandi, era un macello qua, perché tantissimi camion passavano di qua e quindi era un po' un casino. Ehi, ma piano. Livorno, Livorno, noi dobbiamo andare per Livorno. Siamo di qua, che va bene lo stesso. Dri. Buono. Buonissimo. Aeroporto. Sì, perché puoi prenderla anche all'aeroporto, l'autostrada a Genova aeroporto. Ma non ti c'è più casino. Qui ora abbiamo imboccato e ce ne andiamo. Di là imbocchi e, cioè, di là per imboccare ce ne metti ancora. Come entrata è più bella, diciamo, per immetterti. Riusciamo a passare davanti allo stralino. Io mi metto fuori. Tanto è vuoto. Al massimo lo facciamo un attimino rallentare un pelo. Parto a pazienza. Tanto poi mi metto a camminare. Risso. Dai ragazzi, ci aggiorniamo dopo. Ok ragazzi, siamo a San Vincenzo. Stiamo procedendo abbastanza bene. Qui vabbè, l'Aurelia sappiamo com'è come strada. Abbiamo ancora 47 minuti di guida. Adesso vediamo un po' dove fare la pausa. Se riesco ad arrivare ancora un po' avanti preferisco, almeno mi tengo ancora una mezz'oretta. Facciamo, vediamo se farla Scarlino da quelle zone lì. Così, e poi ho tutte le 4 ore e mezza finché non le finisco. Che non si sa mai arrivare. Questo mi è arrivato dietro a fuoco. Però io ce l'ho nella manica con il mio collega che è davanti e mi ha detto tutto dove c'è la polizia. Mi ha detto guarda che ne gira un sacco, ha beccato 3 volte 3 diversi della polizia, 3 macchine della polizia, 3 che avevano fermato dei camion. Quindi mi ha detto mi raccomando vai piano. Per cui tanto ormai scaricare olio è molto difficile. Posso chiamare questo qua di questa roba che ho qui se mi aspetta a scaricare per le 5:30. Se mi aspetta i coils non penso proprio. Per il resto è l'una, nient'altro di nuovo, sempre le solite cose. Teniamo una media di 77, così siamo abbastanza in regola. L'occhio lungo, vedere se qualcun altro ti fa i fari magari, no? Il baracchino no, perché mi fa diventare scemo se lo tieni acceso. E poi tanto non ti dice niente nessuno, quindi è inutile. Tutto qui infatti passa. E vai vai che... Qui di solito dove... Quando scendo faccio la pausa qua, di solito. Parlavamo adesso con il mio collega che lui tira più avanti a andarla a fare. Tanto... Quando scendi di qua e se vai a Santa Palomba... maggior parte delle volte magari che scendiamo andiamo là o metti Aprilia, non è che ti serve per forza fermarti all'ultimo. Io ora sono qui con 5 ore 03, ma metti che sono uscito a Voltri, ho caricato, poi ho trovato casino, quindi arrivi qui con 4 ore qualcosa, metti. Va bene dai ragazzi, ci aggiorniamo più avanti. Ok ragazzi, siamo a 4 km da Torre in Pietra, che se ho capito bene, cioè più che se ho capito bene, se mi ricordo bene, il mio collega mi ha detto che è fuori di qua, ha fatto questa uscita e qui, da queste parti qua, mi ha chiamato prima, mi ha detto che ha ancora qualche un paio di stive di tubi da scaricare, che aveva dei tubi, e sono le 4:15. Lui come destinazione, ho impostato adesso la destinazione di Pomezia e... ci segna esattamente le 17:05. Andare di là a Santa Palomba ci vuole di più, sicuro. Quindi ho messo questa. Ora vediamo un attimino com'è la situazione sul raccordo. Appena prendo la pontina do un colpo di telefono a questo qua che devo scaricarti i bancali, che l'altra volta mi sembrava bravo. E se ne ha voglia di aspettarmi, perché poi tirarli giù ci vuole 10 minuti, un quarto d'ora, se ne ha voglia li tiriamo giù.
potrebbe diventare poi complicato tirarli giù, perché c'è, avendoci i coils dietro non sarebbe molto semplice, però qualcosa ci inventeremo. Non è mica tanto semplice tirarli giù senza senza togliere i coil, sai? Non è mica semplice. Bah. Perché non ci ho pensato proprio a sta cosa, ma spazio non ce n'è molto da giocare. Raga, chi giatto? Col Volvo, sì, col Volvo, con l'Iveco nero. Mai visto un Iveco nero? So che è un Volvo nero, due Volvo nero hanno. Vabbè, non so, adesso mi è venuto sta cosa in mente. Perché loro c'hanno quei mulettini, quei traspalettini che vanno su e giù, no? Quindi sicuramente dovrei sganciare per farglielo scaricare, che non ne sarebbe un problema quello. Però, boh, se riesce poi ad arrivare nel mezzo, e nel mezzo non ci arriva, sono doppi. Non è mica semplice. Non so mica se mi conviene fare così allora. Perché anche se vado un attimo a darci un'occhiata com'è la roba dietro, lo so com'è, me lo ricordo. C'è due bancalini, non mi ci giro col traspallet. Sa che non mi conviene far così allora. Che ci ho pensato adesso, cioè ci ho pensato già prima, ma adesso ripensandoci un po' bene non so se riesco, non credo di riuscire, quindi ci toccherà andare per forza di là prima, quindi non direi che non andiamo neanche qua, andiamo direttamente di là a Santa Palomba, quindi cambiamo già l'indirizzo. Peccato, di là boh, io ci provo ad andarci. Via della siderurgia. Ci provo, ma arrivo là che sono tipo le 5:30. Se fossero fino alle 6, e già sarebbe difficile. Poi mi scaricano. Qui bisogna mettergli il punto di passaggio sull'Ardeatina, perché lui non ti fa passare sull'Ardeatina, che secondo lui c'è divieto. Oddio, forse c'è il divieto davvero. C'è tipo eccetto traffico locale, una cosa del genere. Quindi prendetela con le pinze sta cosa. Però che io sappia tutti passiamo di lì, c'è pieno di camion che passano di lì e 5:15 arrivare di là. Vediamo come va, dai ragazzi, ci aggiorniamo dopo. Eccoci ragazzi, allora qui c'è la pontina. Si esce. Ho chiamato questi qua, mi hanno detto che mi aspettano. Quindi andiamo. Mi sono fermato un attimino in autogrill a dare un'occhiata di un minuto. Penso di riuscire a scaricare. Spero, se tutto va bene. Perché ora qua siamo fermi? Ormai dovremmo andare qua. Mamma mia. Anche perché lì mi segna 5:10. Spero di arrivare presto. Perché insomma, mi ha detto che sarei arrivato intorno poco dopo le 5. Quindi non era molto convinta la ragazza che mi ha risposto. Però mi ha detto sì sì, vieni pure. Ci ho ripetuto, ho detto vengo allora, mi scaricate? Sì sì, va bene, arrivo. E così ci togliamo due pesi, diciamo, il fatto di fare la consegna domani e il fatto di avere sta roba sulla strada che dobbiamo fare, essendo alta così, messa in doppia. Speriamo che qui non ci sia casino, perché non la vedo molto bella. Lì c'è una strada che fa veramente paura, quindi preferirei non avercela. L'importante è che ora non ci imbottigliamo qua, che sarebbe brutto. Questo devo uscire, dai, esci che almeno io entro, questo mi fa passare, gentile. Vai Volvo, vai 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 vai. Tutto a posto, tutto a posto. Via la freccia, andiamo dietro a Liberty, Napoli Trans qua. Ah beh, Liberty Napoli Trans. Napoli Trans ha comprato Liberty. Non lo so mica. Ma potrebbe essere. Non lo so, se qualcuno lo sa me lo vuole dire. Ci abbiamo ancora 19 km. 19 km, sono le 16:48. La mi segna 17:11 l'arrivo.
22 minuti. Dai, dai. Schiaccia sul pedale dell'acceleratore. Se domani ci trova un ritiro che non riusciamo a rientrare, tutto questo è stato vano. Bello. Mi è piaciuto. Essere partiti di corsa da stamattina. Speriamo che sia servito a qualcosa. Dai. E niente, dai ragazzi, ci aggiorniamo dopo, vi faccio sapere com'è andata. Cioè, ormai se va così dovremmo riuscire a scaricare. Ci scarico. Non sarà semplice, mi manderanno qualche benedizione quelli là, perché probabilmente si aspettano che ho una decina di bancali. Effettivamente forse sono una decina di bancali, ora non so, magari qualcuno di più, una dozzina. Essendo dopi così, no. Però devo aprire di lato, devo sganciare. Non deve essere semplice. Una volta che sono lì, gioco sul fatto che non mi dicono vai via, e quindi mi scaricheranno. Ma il padrone l'altra volta mi sembrava una persona proprio simpatica, buono. Quindi spero che ci sia lui a scaricarmi. E via. L'altra volta ero venuto a caricarli i panettoni, avevo il frigo, una camionata, 33 bancali avevo, anche perché 34 nel frigo non ci stanno. Dai ragazzi, ci aggiorniamo dopo. Ok ragazzi, abbiamo scaricato. Mamma mia, qui sotto si ci passa? Lo scopriamo, sì, occhi e croci, sì. Sì, si ci passa. Aia, la GoPro. A voglia. Abbiamo scaricato 17:49. Poverino questo qua, gli ho fatto venire tardi. Lui mi ha detto: vabbè, comincia pure a metterli lì fuori che adesso arrivo. Ho detto: io c'ho bilico e non c'ho neanche di sponda. Oltretutto devo scaricarli di lato. Ho visto che c'era lì quel paperino, quelli che vi ho detto che alzano, no? È tipo mulettino a mano. E ho detto: guarda, se per te non è un problema. No, perché mi ha detto: arrivo, dammi un attimo che ci ho detto, probabilmente fare dell'impasto, della roba che a destra. Ma a sinistra, appunto, a destra, no? A sinistra. Perché? A destra devo andare. E gli ho detto: ma guarda, colpo, che fai? Se per te non è un problema, guarda, me lo prendo io e mi arrangio. Vabbè, se vuoi cominciare, allora fai pure. Che mi diceva: sì, un attimo e arrivo. Cioè, ma tranquillo, mi arrangio anche da solo. Tanto ormai quello che devo fare l'ho fatto. E infatti, poi io ho fatto tutto con quel paperino lì. Ho preso l'altro traspalletto, me lo sono messo su. Ho tirato i bancali in doppio, li ho tirati giù. Lui praticamente li mettevo sulla porta e se li metteva a posto. Bellino questo Stralis. C'è un qualcosa rotto lì in fondo. Che balla. Ho aperto tutti e due i lati perché ce l'avevo in doppia e ho dovuto prenderli anche di là. Uno per un bancale ho dovuto aprire anche di là, ma fa niente. Ho tolto né stecche né piantoni né niente. E basta. Finito. Ho firmato la bolla. L'ho ringraziato. Ho detto grazie di nuovo. Perché poi sono arrivate da 5-8 minuti. Però mi ha detto: sì, tanto ho fatto delle cose che avrei dovuto fare anch'io. Cioè, che avrei dovuto fare. Quindi mi ha detto: non ti preoccupare. Bene, bello quando è così, che ti fanno un piacere. Quando è possibile si fa agli altri, e quando gli altri te lo fanno a te fa sempre piacere. Ah, caldo però, ci sono 28 gradi, mi sono scaldato un bel po'. Ora ce ne andiamo di là. Ci mettiamo davanti alla ditta e dormiamo. Devo un attimo vedere. Adesso poi sento per il ritiro. Dov'è? Com'è? Se c'è. Ma il mio collega va su a Grosseto. Quindi. Tra 300 metri. No, Piombino. Piombino, non Grosseto. Cioè, mettere a posto le stecche dietro, ma posso farlo anche tutto assieme, perché tanto le stecche le metto quando tolgo i coils, il fermacarico, poi i coperchi delle buche, quelle cose lì. Posso fare poi tutto con calma domani, quando me ne va.
Qui stanno tutti di là, vuol dire che vanno tutti di là, meglio. Chissà perché non mi voleva far fare sta strada. Ma scusa, ancora? Ah no, ora è quella giusta. Ma infatti dicevo. Di qua? No, Albano. Albano, Ardeatina. Ardeatina. Io non è che le conosco tanto bene qua le strade, però un pochettino. Poco poco. Che poi, diciamo, sono. A me piace girare per Roma, per le strade, perché non c'è tanti divieti, a dire il vero. Quasi, puoi andare quasi dappertutto, a differenza di Milano, di Lombardia, Veneto. Veneto non parliamo dei divieti. Qui a Roma vai dove vuoi, non c'è divieto quasi da nessuna parte. E poi c'è tante strade, le condizioni delle strade, saremo sull'unica strada buona che c'è a Roma. Ma poi più avanti peggiora, non vi preoccupate. 6:10, siamo anche nelle 13 ore di impegno. Io sono felice come una parte che non me ne frega niente, perché l'ho fatta ieri 15 ore. No, l'altro ieri. E domani sono fermo e devo resettare la scheda, quindi posso farle tranquillamente oggi e domani, che per quello che mi riguarda. Appunto, sarà che poi magari sono io che non lo so, però qua le strade, tutte le strade portano a Roma, quindi poi quando me le spiegano, tipo ieri c'era un mio collega che me la spiegava, per venire qua in questo posto dove stiamo andando adesso, io zero, poi la vedo tipo qua adesso, lo so dove sono. Però se me lo spieghi così, ciao proprio. Non me lo ricordo. Ricordo, ho messo l'R un po' a mongola. E me lo spiegava anche l'altro mio collega, questo qui che era qua a Roma, anche lui. E dopo che me l'ha spiegato due volte, ho detto, ah lì, sì. Perché qua, per dire, qua a Santa Palomba, ci sono diverse ditte che veniamo. E delle piattaforme quasi tutte, e lui mi diceva che è andato a scaricare praticamente nella ditta di fianco a qua dove vado io, quindi praticamente sono confinanti. Mi diceva sì, io sono venuto anche a scaricare di là, sempre coils. Lui adesso cosa va a caricare? Coils. Ma già bene che ha rimorchio con la buca, va a Piombino a caricare i coils. Sarebbe stato perfetto per me un ritorno così. Cioè, nel senso, andava bene anche per me. Anch'io c'ho la buca. Noi ne abbiamo tanti rimorchi con la buca, di centinati, perché i pianali ce l'hanno su due pianali, ce l'abbiamo sulla capannina e su un pianale. E su centinati ci abbiamo questo qua, i due neri, che uno ce l'ha il mio collega, quelli più vecchi, quello nuovo non ce l'ha, e un altro. Tutti e tre Schwarzmüller e il Serin, il cesso, soprannominato il cesso, che ha la buca. Che un giorno mio collega, questo qua che era qua a Roma, l'ha caricato tre coils, mi sembra, ha caricato e li ha messi in buca dall'alto, probabilmente, mi viene da pensare. Al momento di aprire le sponde non riusciva più a aprire le sponde, perché il rimorchio piegava e le sponde non riusciva a tirarle fuori. Vabbè. Invece gli altri, l'altro che Schwarzmüller che abbiamo con le sponde funziona tanto bene. Questo gli carichi quello che vuoi che non lo pieghi. L'altro, gli altri che non hanno la buca piegano un po' di più. Vabbè. Che buon profumino che c'è qua. L'etame, ah no, aspetta, mi sbaglio. Ma forse ci sono le bestie là, boh, non lo so. Magari l'avranno dato qua, chissà. E basta, domattina scarichiamo questi 4 coils. Ora sarebbe bello se arrivassimo là e ci facessero scaricare questi 4 coils. Sì, ma ciao, sono le 6. Ciao proprio. Comunque non ho tribolato più di tanto. Sì, non aver avuto i coils sarebbe stato meglio, però va bene lo stesso. Tra l'altro, continuo a guardarla, 12 minuti. Di poco non stiamo anche nelle 9 ore. Avessi fatto qualche chilometro di più orario nella Aurelia,
che poi la polizia, dove mi diceva lui, non c'era più. C'era il Velox, c'era la municipale col Velox dopo Grosseto, che è il posto solito che si mettono. Altri posti non c'era, però, dopo la polizia. Però sai, se ti prendi il verbale, poi non è che dici sono stato 9 ore, perché come vedete non me ne frega niente di starci o meno. Quindi va bene così. Ora siamo quasi arrivati. Qua a un certo punto dovremmo prendere, appunto a destra, che me l'ha spiegata, ma non me la ricordo più. A parte che non penso vi interessi più di tanto vederla la strada. Balloni, scusa, e il primo e l'ultimo che sono i più importanti non li leghi? Ah, la legate per l'altro verso, con le corde, old school. Dieci minuti. Guarda, manca ben 10 minuti. Sembra di andare da una vita. Vabbè, dai ragazzi, direi che ci aggiorniamo dopo. Qua ragazzi, a quanto pare, vedete, c'è l'interporto. Mamma mia. Bisogna essere fermi qua per andare. Un bel rimorchio nuovo, Viberti nuovo di pacca, sembra. Intermodal, perché la ferrovia, in teoria c'è la ferrovia qui dentro, in teoria, sempre in teoria, io dico. Wow, la cabina con i binari per andare avanti e indietro, non l'ho mai visti. Li ho sempre visti fissa sulla metà circa. 12 all'ora, guardate un po'. Sembra pavé l'asfalto. Comunque vi stanno facendo l'asfalto, ora non mi chiedete più dove perché non lo so, sulla Aurelia. A un certo punto, visto che facevano l'asfalto, non ci ho fatto caso né dove fossi né tantomeno me lo ricordo. Stanno grattando giù una cosa tipo tanto così. Se fanno l'asfalto così, bel lavoro. Anche perché non hanno grattato tutto, tipo tanto così sulla destra l'hanno lasciato, che chi se ne frega di quello. Però lì sì che fanno un bel lavoro, perché fai un centimetro d'asfalto dura un'estate, appena arriva l'inverno, ciao. Mamma mia, veramente. C'è un più buchi, pezze, perché poi non c'è, sì, buchi, insomma, è deformato. Sto a fare. Questi qua saranno tutti abbandonati. Sarà magari fallita sta Z System, sarà, chi lo sa. Non dà l'idea che siano usati di frequente. Là c'è Move. Mamma mia, neanche 10, siamo. Bisogna andare proprio fermi. Vedete perché vi ho detto, non ci vuole quei bancali da dietro qua. Già si era mezzi un po' stortagnati, non ho detto niente, meglio. Non erano più in condizioni ottimali. Perché erano in balli. Vabbè, metti delle scatole, che non so cosa ci fosse dentro. Delle scatole, che in teoria dentro c'era la crema di come si chiama? La crema di grappa. Che è perché infatti la distilleria fanno la grappa e qui portano qui per metterci il panettone. E gli imballi ci mettono il panettone, l'imballo dentro il panettone, viceversa ovviamente. E dentro il panettone ci mettono la crema, forse sono riuscito a dirlo. Ah, ecco qua è dove devo prenderla. Ovviamente non viene nessuno, adesso arrivano tutti. Dove mi ha detto quel mio collega che bisogna prenderla larga per infilarsi sul ponte, effettivamente. Mi ha detto tanto lo vedi, lo vedo sì. Andiamo, dai. Se no io non passo mai più, ora arriva in macchina di continuo, adesso mi infilo. E quello là, se ci stiamo ci sta, altrimenti va indietro. Mamma mia, meglio non accelerare più di tanto. Ok. Grazie che ti sei fermato qua, amico. Grazie. Piano, piano, piano. Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, ferma, ferma. Mamma mia. Sono sulla strada giusta, sì, perché mi ha detto così. No, quindi sembra che chiude, ma poi gira di là. Ah.
Dai ragazzi, ci aggiorniamo dopo. Questo, vabbè, c'è solo il trattore. Allora va bene. Scania, 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 Scania. Ehi, quanti Scania. Piano. Ci aggiorniamo dopo, ragazzi. Eccoci ragazzi. Allora, questi sono i nostri coils. Questo è in fondo, in fondo. Infatti me l'ha messo con una forca, è entrato una lasciata fuori e me l'ha messo qua. Altrimenti non riusciva. Perché? Scusate solo il fiatone, ma ho appena messo a posto queste che erano finite ovunque. E... allora, la merce arrivava fino circa qua, mi sembra, o qua. Non mi ricordo già più. E c'erano due bancalini qua, per cui queste le ho lasciate indietro, che qui non sarebbe riuscito a mettere. No, arrivava qua. C'erano due bancalini che volendo li mettevo là e potevo aprirne una, perché poi me l'ha caricati col mulettone, quindi praticamente con le forche, è arrivato così con le forche. E c'hanno le scarpette che sono praticamente, qui c'è la forca, sono dei affari che si infilano nella forca e entrano dentro uno per lato e quindi esce tanto così. Qui c'era il bancale, diciamo è anche il motivo per cui vedete c'è questo spazio qui in mezzo. E questo è il minimo che poteva lasciarci, non poteva lasciarci di meno, infatti vedete, è questo. E questo altrimenti non ci stava. Forse non riuscivo a uscire di qua, o forse l'ha fatto per comodità, non lo so, ma me l'ha messa da dietro. Sono 6, 12, 18 e 220, 200 quintali, 20 tonnellate. E quello che vi dicevo io ragazzi era... come li avrei messi se avrei potuto dividerli, questo metterlo davanti e questi spostarli tutti leggermente più indietro, ma anche così va benissimo, non ho viaggiato per niente male. Ora domani li scarichiamo, il ritiro gliel'ho chiesto, mi ha detto che non ce n'ha, ha detto no vieni a casa altrimenti non arrivi più e basta. Sì, qui sono un po' rovinati ma non fa niente, e che ci fanno tutte le protezioni e tutto, eh. Normalmente i coils non viaggiano così. Questi sono, spedendoli nei container, cioè hanno tutte queste protezioni qua. Normalmente non sono così, eppure riescono a rovinarli. E vabbè, guardate questo. Questo avrà ben trascinato o toccato per terra, non lo so. Comunque quelle delle stecche, che ne avevo messe due qua per la roba che avevo alta, ora sono tutte là perché li tengo in fondo, che poi in fondo non ci rimangono mai, perché questo è grazie a quell'olio dei motori che avevamo caricato a Porretta Terme, è ancora rimasto qua, dovrei dargli una pulita. Se ne ho voglia, dato che ho la buca aperta, lascio tutto così com'è, facendo lavorelia non ci rimarrà. Quando arrivo a casa lavo, sarebbe neanche una brutta idea. E che appunto quelle le tengo qui, che poi vengono sempre avanti perché metti qualche frenata, queste scivolano su di loro. Vabbè, quelli sono i coperchi che vanno qui, quelle sono le piantane che vanno in questi buchi qua, o volendo anche qua se devi caricare dei tubi qualcosa. Sono un po' poco profonde, queste sono poco profonde, vedete, tanto così. Queste invece sono un po' più profonde per i coils, ma come vedete sì, in questo caso metti una, due, con questi non puoi farlo perché come vi ho detto caricandoveli così, se io le avessi messe per dire qua, no? Prendiamo per esempio qua, l'avessi messa qua, una e due, lui col muletto davanti di là, ecco. Ok, scusatemi, stavo dicendo, se io l'avessi messa qua, perché sarebbe o che fai, vedete come si scivola qua, le metti e poi ci metti dei legni davanti, un po' di legni che io non ho, sarebbe da tenerseli per fare questo lavoro fatto bene, oppure fai come me che lo fai così, che ce lo fai andare bene lo stesso. Il primo cerchi di metterlo vicino qua, come vi ho detto qua non potevo attaccarlo proprio, e poi vabbè ovviamente stai attento a guidare, e altrimenti ci metti appunto quella lì qua, una e due. È che qua non ce lo puoi appoggiare bene contro, perché a parte vabbè stretto non servirebbe a molto, forse quasi a niente,
Ma poi con la forca non ce la fai. Ci sono quelli che te li prendono da dietro o da davanti col carro ponte, che quelli lì li metti bene. E vabbè, in questo caso metti, qua me lo facevo mettere uno e due, ne mettevo due di quelle, le mettevo per terra così. Però l'abbiamo fatto andare bene così, anche perché lo spazio era quello che era. C'è sempre da andare a combattere con quelle, come si dice, da tenere in conto che lo spazio è sempre poco alla fine, quindi ci si arrangia come si fa, si può. Basta, domani penso sicuramente scaricheremo dal tetto, per cui la dita è questa qua. Questa qua. Lì davanti c'è un femminello, un frigo, col frigo acceso, e mi sono messo un po' più indietro, non so. Dubito che debba andare lì dove vado io col frigo acceso, però pazienza. Ci vediamo domattina, ragazzi.